Ciao a tutti ragazzi, nuova ricetta, nuovo video. Oggi andremo a preparare la seconda ricetta dei dolci tipici di carnevale. Sto parlando delle frappe, nelle mie zone vengono chiamate chiacchiere, in altre zone sono anche chiamate bugie di carnevale, ma a prescindere dal nome che assumono nelle differenti regioni, oggi vi farò vedere la mia versione per un risultato secondo me davvero squisito. Quindi mi raccomando, restate con me fino alla fine, ma prima iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace al video e condividetelo con i vostri amici. Detto questo, andiamo subito a preparare le frappe o le chiacchiere di carnevale. Sigla! Gli ingredienti che ci occorrono per la preparazione di questa ricetta sono 500 g di farina 00. Qui faccio una piccola premessa, ci sono alcune persone che utilizzano una farina molto forte, altre persone che utilizzano una farina molto debole come quella che sto utilizzando io che è la 00. Per esperienza io preferisco il risultato che si ottiene con la farina 00, però voi siete liberi di scegliere la farina che preferite. 50 g di burro, 130 g di vino bianco, 3 uova, 100 g di zucchero, la buccia di un limone non trattato, della vaniglia, qui potete scegliere di utilizzare la bacca oppure potete utilizzare un concentrato alla vaniglia come me, e un pizzico di sale. Iniziamo subito dalla preparazione dell'impasto e in una ciotola andiamo a setacciare la farina in modo da evitare che si vadano a formare dei grumi all'interno. Aggiungiamo lo zucchero e la buccia grattugiata del nostro limone. La buccia potete scegliere anche qui se grattugiarla finemente oppure come me se lasciare dei pezzettini leggermente più spessi. Lasciare dei pezzetti più grandi conferisce poi alla masticazione un profumo e un aroma di limone più marcato. Andiamo a mescolare questi ingredienti per il momento asciutti con una forchetta, dopodiché andiamo ad aggiungere 3 uova intere, un pochino del concentrato di vaniglia, un pizzico di sale, come quantità siamo più o meno un grammo di sale, il burro che deve essere morbido, mi raccomando deve avere una consistenza tipo pomata, quindi tiratelo fuori dal frigo almeno un'oretta prima della preparazione. E aggiungiamo anche una prima parte del vino bianco, dei 130 g del vino bianco che avevamo da parte. Ora ci andiamo a sporcare le mani e iniziamo ad impastare. In un primo momento vi consiglio anche di schiacciare proprio con le mani il burro in modo che si vada a sciogliere per bene e poi man mano iniziate ad incorporare la farina. Appena vedete che tutti quanti i liquidi che abbiamo messo all'interno saranno stati assorbiti, ora andate ad inserire la restante parte di vino bianco. Continuate a lavorare l'impasto per qualche minuto e qui si potrebbero creare due situazioni. La prima, quella che sto tenendo io, cioè l'impasto è molto morbido e molto appiccicoso. Questo si può verificare e può dipendere da vari fattori. La prima è dovuta alla dimensione delle uova che andate ad inserire all'interno e la seconda è dovuta proprio dalla capacità della farina di poter assorbire i liquidi. Quindi o aggiungete il vino bianco poco alla volta fino ad ottenere una consistenza che non sia appiccicosa ma che sia abbastanza omogenea, oppure inserite tutto quanto il vino bianco e dopo aver lavorato l'impasto per qualche minuto fate come faccio io, cioè iniziate ad inserire un pochino di farina fino a quando non ottenete un composto che si lavora bene, che non appiccica le mani e che sarà abbastanza compatto. Arrivati a questo risultato, disponete un pochino di farina su un tagliere, portate l'impasto sul tagliere e da qui lo iniziate a lavorare per altri 5-10 minuti con i palmi delle mani, continuando a stendere, a ripiegare, girare l'impasto e lavorare sempre con i palmi delle mani. Una volta che avete ottenuto una bella palla compatta, liscia e impastata per bene, l'andate ad avvolgere in carta pellicola e la mettete a riposare nel frigo come minimo per un'ora. Se volete potete preparare l'impasto la sera prima per il giorno dopo e potete conservare l'impasto nel frigo per un massimo di 24 ore. Una volta che avete dato il giusto tempo di riposo all'impasto lo andate a recuperare, spolverate sempre il tagliere con un pochino di farina e con un coltello andate a dividere l'impasto in più pezzettini in modo che sia più facilmente lavorabile. Recuperate un pezzetto di impasto con i polpastrelli delle mani, lo andate a stendere, a schiacciare da entrambi i lati. Dopodiché io utilizzerò una macchina per la pasta e l'andrò a stendere utilizzando la macchina della pasta.
Inizio con la stesura partendo dallo spessore, quello più ampio che avete sulla vostra macchinetta. Fate un paio di passate facendo delle pieghe all'impasto man mano che passate sullo spessore più ampio. Dopodiché andate a stringere e man mano iniziate a stendere la pasta. Dovete raggiungere lo spessore di 2 mm, che solitamente è il penultimo scatto della rotella della vostra macchina. Se invece preferite stendere l'impasto con il mattarello, potete farlo tranquillamente. L'unica raccomandazione che voglio farvi, cercate comunque di ottenere un impasto dello spessore di circa 2 mm. Una volta stesa la vostra sfoglia, con un tagliapasta andate a ricavare dei quadrati o dei rettangoli, non serve essere precisi, anzi se volete questa operazione la potete far fare ai vostri figli e ai bambini in modo che si divertiranno tanto anche loro. E fate due piccoli taglietti al centro su ogni rettangolo quadrato ottenuto. Ripetete questa operazione per tutto quanto il vostro impasto, dopodiché in una pentola andiamo a versare 1 litro di olio di arachidi. E qui c'è un'altra raccomandazione, che è quella della temperatura della frittura. Come per i ravioli la settimana scorsa, vi consiglio di ottenere una temperatura di frittura che sia sui 175 gradi. Quindi una volta misurato con un termometro da cucina, andate ad inserire 3 frappe alla volta, in modo da non far calare troppo la temperatura, e li fate cuocere 50 secondi da un lato, dopodiché li andate a rigirare e le fate andare per altri 50 secondi dall'altro lato. Le andiamo a scolare e le disponiamo su un foglio di carta assorbente. Continuate la frittura per tutti quanti i vostri quadratini di frappe che avete preparato e una volta che si saranno raffreddate le andate a disporre in un piatto o in un vassoio, formate un primo strato e andate a fare una bella spolverata di zucchero a velo. Dopodiché inserite altre frappe e continuate ad inserire dello zucchero a velo in modo che tutte quante avranno la loro quantità di zucchero. Ragazzi, questo è il risultato che ho ottenuto: una frittura asciutta, una frappa croccante, guardate qui come si spezza, ed è davvero un qualcosa di eccezionale. Peccato che non posso farvi sentire il sapore che hanno nel video, ma vi prego, fatele anche voi a casa, seguite la mia ricetta e fatemi sapere cosa ne pensate. Questa era la ricetta di questa settimana e con voi ci rivediamo settimana prossima con il prossimo video. Ciao a tutti!